Sì, mi trovo molto d'accordo principalmente con l'ultimo intervento e con alcuni punti del primo di Olivia. Diciamo che parto un po' da una provocazione. Di solito tendiamo a chiamare prestazione sessuale prostituzione in cambio di una certa somma di denaro prostituzione, dall'altra prestazione lavorativa in cambio di una certa somma di denaro lavoro. È evidente che il paragone è impossibile, partiamo da due piani concettuali completamente diversi, però diciamo che parto da questo paragone, per analizzare per quanto sia possibile il legame che c'è tra mondo universitario e mondo del mercato del lavoro e soprattutto della continuità o discontinuità apparente che esiste tra questi due mondi, insomma, tra queste due sfere. Come vediamo come abbiamo visto dal film, una delle due ragazze ammette che a un certo punto della sua vita universitaria non aveva assolutamente più tempo per se stessa, diciamo per curarsi della sua vita, della sua esistenza. Era divisa tra lavoretti a nero e il fast food, faceva la babysitter, insomma, lavori che conosciamo un po' tutti. Allo stesso tempo doveva studiare. Diciamo che questa realtà è abbastanza nota a tutti noi, in quanto tutti noi, più che meno, si divide il proprio tempo di vita, cioè di esistenza, tra studio, università, lavoretti a nero, stage non retribuiti. Abbiamo visto la recente fantastica offerta del Ministero dell'Economia. Stage retribuiti 1 euro l'ora, 7 euro al giorno, grazie tante. Per cui, dall'altra parte però, siamo contemporaneamente studentesse, che vediamo un'università sempre più dismessa, un'università che non risponde più al suo compito, cioè a essere un luogo di condivisione di saperi e di produzione, insomma, di conoscenza e di, come dire, scambio di cultura e esperienze. Tagli continui si abbattono sull'università, le biblioteche chiudono e non sto qui, insomma, a ripetere tutti i problemi che ci sono, gli spazi vengono dismessi e fuori dalle mura della Sapienza la situazione non è assolutamente migliore. Ci accoglierà presto o ci ha già accolto una disoccupazione giovanile al 36,5%, per non parlare di quella femminile al mezzogiorno che è al 42,3%. Insomma, la situazione è abbastanza tragica. Quindi, come rispondiamo a tutto ciò? A questo punto mi sorge un dubbio. La prostituzione sessuale può essere una valida alternativa al sistema vigente? Lascio questo dubbio al dibattito, insomma, questa domanda, dopo non ho sicuramente delle risposte. Però ci potremmo permettere di allargare la prostituzione, il concetto di prostituzione da sessuale, quindi al concetto che è più un tabù per noi, alla prostituzione vista come un concetto che avvolge anche altri tipi di lavori, che lavoro non sono, o almeno se intendiamo come lavoro un lavoro come opera, come ingegno, come espressione di se stessi e dei propri saperi, e non lavoro come fatica, come lacrime e sangue, insomma. Dall'altro punto di vista mi chiedo se la prostituzione o il fenomeno della prostituzione tra gli studenti, tra le studentesse, possa essere un mezzo per arrivare e allo stesso tempo mantenere un certo stile e modello di vita. Per cui mi chiedo a quale immaginario si ispirano le ragazze del film che abbiamo visto e le nostre coetanee, che evidentemente si prostituiscono o almeno sono a contatto con questo mondo, come lo siamo anche noi, credo.
Questi insomma sono sempre dei dubbi. C'è addirittura una frase del film che spiega bene questo concetto. La ragazza parigina chiede alla giornalista, dice alla giornalista, io e lei potremmo anche leggere gli stessi autori, Proust, Prévert, però non abbiamo mai le stesse possibilità. Per cui sì, il livello culturale potrebbe essere lo stesso, ma non quello economico. Qui credo sia in atto, diciamo, uno scontro fra classi e non uno scontro fra generazioni. Quindi diciamo che in questo contesto socio-economico come rispondiamo a tutto ciò? Ci troviamo, diciamo, di fronte ad un bivio. Da una parte ci possiamo prostituire in senso lavorativo con il senso sessuale, ora la taglio molto con l'accento. Dall'altra parte però possiamo rispondere a tutto ciò in modo collettivo. Riallacciandomi a Isabelle, ad esempio, potremmo iniziare a costruire collettivamente, come già facciamo, il diritto alla sussistenza, cioè quel diritto che richiederebbe, diciamo, un'erogazione di reddito complesso, che va a rispondere sia ai bisogni materiali dell'individuo che ai bisogni immateriali, per cui alle relazioni e alle emozioni, insomma, agli affetti anche che ovviamente ci appartengono. In questo senso quindi si andrebbe a costruire un altro tipo di economia che non è basato sulla rigenerazione del denaro, sempre citando la Lisa del Re, ma sulla rigenerazione delle relazioni interpersonali. Consci che ci si rigenera non soltanto condividendo, ma anche in modo collettivo e appunto scambiando saperi, scambiando spazi, come questo posto, e vivendo collettivamente ogni esperienza e quindi insomma rifiutando in un certo senso, insomma, cerco di rispondere a Lidia la prestazione sessuale, la prostituzione, cercando di andare oltre, chiedendoci perché ci prostituiamo, perché evidentemente questa realtà esiste, quindi dobbiamo farci conti, però cercando di rispondere soprattutto collettivamente, perché è vero, queste ragazze sono sole, però sono soli anche i precari, sono soli anche gli studenti e spesso queste figure si sovrappongono.